Buongiorno a tutti ragazzi, allora, qua siamo in diretta con l'ultima parte del Walkthrough a Worms Quantum Mayhem. Allora, vabbè, in questa parte dovremo battere una valanga di nemici, possiamo dire così perché sono un casino. Ecco, qua abbiamo un'altra arma molto forte che vi consiglio di usare, l'autosentinella, che appena un verme nemico si sposterà, l'autosentinella spara. Tanto però sto qua ci usa la bomba banana. Aia, che danno. Vedete però che l'autosentinella gli spara, perché si è mosso. Guardate dove lo manda. Però ci causa molti danni perché quello scemo ci ha tirato la bomba banana. Tanto io ho messo una bolla difensiva qui, vi consiglio di farlo anche voi. Tanto con una selezione. Ok. Qua avremo anche l'asino di cemento come arma, che io vi consiglio di usare. C'è uno che si chiama LOL, vabbè, che vi consiglio di usare in questo punto, perché io, cioè utilizzandolo in questo punto, ho fatto fuori due vermi. Vabbè, questa parte sarà tutta di battaglie, non interromperò la narrazione. LOL è passato miglior vita. Non interromperò la narrazione, ma vi voglio parlare un po' dei miei progetti futuri. Allora, innanzitutto, questa sì, questa è l'ultima parte, però non vuol dire che sarà l'ultimo video di riguardante Worms 4 che pubblicherò, perché mettiamo che io faccia delle battaglie con i miei amici al PC, oppure che io faccia, che so, dei multiplayer contro il computer, o anche contro gli amici o qualcosa lì, o anche delle gare, perché ci sono delle specie di gare nel senso... sfide, che non fanno parte della storia, ma sfide a parte, che io potrei benissimo pubblicare, no? Quindi questa, cioè questo video non è l'ultimo riguardante Worms 4 che pubblico, ma è semplicemente l'ultimo della storia, della storyline, come vogliamo dirlo, della storia. Poi, credo di fare anche una guida a qualche altro gioco, però adesso... Finto Worms 4, mi concentro su Pokémon Platino. Dato che, vabbè, Worms 4, vi dico, ho finito di registrare le parti in meno di una settimana. Cioè, ho fatto il Walkthrough tutto in meno di una settimana. Cioè, registrato, montato, narrato, così, tutto in meno di una settimana. Perché volevo finire questa cosa alla svelta, così da tenermi un po' di video da parte, per quando... Cioè, per quando sono occupato che non posso fare video, pubblico quelli già fatti. Poi, ultimamente ho avuto un po' di impegni per via della scuola, cioè vi dico, un po' di impegni per via della scuola, solo qualche compito, per ora. Quindi, vabbè, niente, questa cosa qua degli impegni scolastici non c'entra niente. Poi, cos'è che vi dovevo dire di altro? Ah beh sì, per il tutorial su GalaxDeath non ne pubblicherò molti, perché appunto, tipico problema, che praticamente io ho già fatto quasi tutti i tutorial su, cioè i tutorial su quasi tutti i programmi presenti, programmi che conosco, che poiché interesserebbero a voi, cioè io non faccio un programma, cioè il tutorial su un programma che non vi interessa, perché altrimenti io che lo faccio a fare? Non faccio tutorial su programmi con le crack, ad esempio, cioè, perché per non rischiare avvertimenti di copyright, reclami di copyright, come è successo con quel tutorial di Fraps, che mi hanno inviato un reclamo di copyright, quindi non farò tutorial su programmi con le crack. Tanto sto qua cosa ci usa? Bomba banana. Oddio, oddio, oh my god, oh my god, oddio. My god. 51, è anche poco per una bomba banana. Vabbè, quindi su GalaxDeath i tutorial non ne pubblicherò molti. E a proposito di GalaxDeath vi dico che a gennaio... verso i primi di gennaio mi prenderò il tanto diciamo atteso MacBook Pro,
Non so se compro quello da 13 pollici o da 15 pollici, comunque me lo prenderò. Poi cosa ci farò con questo MacBook Pro? Beh, ci farò molti tutorial, dico molti, su programmi, molti tutorial su programmi per Mac. Poi ovviamente le guide le farò su Mac, anche se avrò la possibilità di installare Windows in parallelo, non lo farò perché chiaramente io se prendo un Mac e uso Windows, cioè, vi do la mia completa autorizzazione per prendermi a bastonate. Quindi le guide le farò su Mac, tanto non ci saranno problemi. Su Mac c'è sempre Screenium, ScreenFlow e altri programmi, iMovie ad esempio per montare. Quindi non ci saranno problemi, le guide le farò su Mac e così pure per i tutorial. Quindi, col Mac, vabbè, non avrò problemi, questo è poco ma sicuro perché uno col Mac non ha problemi in generale. Poi cos'altro vi posso dire? Oltre a Platino, sì, quando finirò Platino, quindi fra un bel po' di tempo, farò una guida, cioè una guida completa, cercherò di farla il più completa a Pokémon Argento Soul Silver. Un gioco che ormai hanno fatto cioè ci hanno fatto molti il World Rogue, la guida, ma che purtroppo però vedo che molte di queste guide non sono complete, sono fatte, vabbè, alcune sono complete ma sono montate male. Io cercherò di fare del mio meglio per fare una guida montata bene e completa, quindi che sia, beh, in poche parole, bella, bella da vedere, bella da sentire e tutto il resto. Per ora ci dobbiamo concentrare su Platino, cioè io ora mi sto concentrando su Platino perché Worms l'ho finita. Mi mancherà questa guida di Worms perché devo dire mi sono divertito un casino a farla. Mi sono divertito molto a registrare, a narrare. Sì, mi sono divertito molto, quindi mi dispiace finirla, però è così, è il termine di tutte le guide. Poi, vabbè, basta, le mie guide su Dragon Galaxy 9993 saranno questa qui, di Worms, quella di Super Mario Bros., quello vecchio, quella di Platinum, e quando avrò finito tutte queste, cioè, no, nel senso, quando avrò finito quella di Platinum, perché le parti di Super Mario Bros. E le parti della guida di Worms sono già fatte, quindi non ci saranno problemi. Quindi, quando avrò finito Platinum, comincerò una piccola guida, Pokémon Argento Soul Silver. Cioè, non una piccola guida, una guida dove ci metterò il mio meglio. Se, cioè, anche se avrò parecchi impegni per via della scuola, cercherò di fare del mio meglio. La guida di Platino mi sa che la concluderò circa, cioè, ci metterò un po' per farla, perché la voglio fare il più completo possibile e non cercando di fare delle robe fatte a vanvera, fatte alla carlona, fatte in fretta. Anche se io narro, cioè, narro mentre registro, quindi posso, cioè, questa cosa qua mi permette di fare le parti più velocemente, ma ne pubblicherò una alla volta perché cioè, soprattutto perché a volte non ho voglia di registrare. Poi perché devo anche allenarmi Pokémon in Platino, perché voglio avere vita più facile nei combattimenti. Ecco qua, intanto sbaglio a mettere i telai. E poi perché appunto voglio fare una guida fatta bene, devo ricordarmi bene come si gioca, devo sapere un po', cioè, che so, in quella parte lì sono sul percorso X, cioè X nel senso un qualsiasi percorso, dovrei sapere un po' tutto di quel percorso, così come ho fatto per Worms. Spero che questa guida vi sia piaciuta. Cioè, vi sia piaciuta, spero che sia stata il più completa possibile e il più bella possibile, perché devo dire che questa guida mi è piaciuta moltissimo, perché così come nel resto questo gioco, che ci avrò giocato 100.000 volte, niente, tanto qua dobbiamo solo, una volta distrutti tutti i vermi, dobbiamo andare dal professore, mi raccomando, però non dobbiamo sparare al professore. Dobbiamo semplicemente arrivare da lui. Ecco, epic fail. Dobbiamo semplicemente arrivare da lui piazzando i telai. E attenzione a non finire in acqua, ovviamente.
i telai ce ne servirà, ce serviranno parecchi, tanto ne abbiamo trovati mi sa 6 nelle casse viola prima. Quindi, beh niente, io qua non so perché uso la freccia avvelenata, così tanto per fare qualcosa, dato che la freccia avvelenata è un'arma che mi piace. Sì, farò anche delle parti extra su Worms 4. Farò delle parti extra che riguarderanno le sfide, appunto le gare, che so, la gara della freccia avvelenata, dove ci sarà da colpire più bersagli possibili con la freccia avvelenata. Tanto qua piazziamo questi telai. Ok. Vabbè, allora, ci rimangono solo pochi secondi alla fine di questa bellissima guida, questo bellissimo gioco. Quindi io vi dico, spero che vi sia piaciuta, primo, spero che sia stata il più completa possibile, secondo, e spero, cioè, di averla fatta bene, questa guida. Perché è anche un gioco diverso rispetto a Pokémon, quindi. Vabbè, ci rimangono solo 10 secondi in questi secondi vi dico, votate, commentate, iscrivetevi e appuntamento con un prossimo video. Ciao!